Ciao ragazzi, siamo Goat Community Italia, benvenuti al nostro canale YouTube. Abbiamo deciso di fare una rubrica in cui mostreremo le deck profile dei vari mazzi giocabili nel formato, diversi dal classico standard, che è un po' quello che giocano tutti. Quindi lo scopo è un po' farvi vedere delle alternative, in modo che potete provare dei mazzi alternativi da giocare tra di voi, divertirvi, e poi, perché no, anche darci delle vostre idee critiche, costruttive, delle vostre varianti dei mazzi che vi faremo vedere. Questo è Zo, è un mazzo aggro, un antimeta, basato sui mostri con attacco elevato, gioca bene quando la situazione di gioco è semplificata e quindi ci sono numerose carte che puntano a fare questo. Il mazzo è appunto un beatdown, attacca ignorantemente e cerca di chiudere la partita in breve tempo grazie appunto ai mostri con attacco elevato. Direi di partire subito facendo vedere quello che il mazzo gioca. Abbiamo deciso di mettere tutto subito in mostre in modo che si possano vedere meglio anche le relazioni tra le varie carte. Allora, la prima carta è Triplo Bazoo Mangianime. È un 1600 che però si pompa rimuovendo i mostri dal cimitero e quindi passa sopra tutto quello che l'ha giocato nel formato come Exarion, Parshat, Spie, Custodite Tombe in difesa e aiuta a togliere più o meno qualunque roba, a parte forse VLS, l'unica cosa a cui non passa sopra. Gorilla Berserk che è un 2000 a livello 4, ignorantissimo, devi solamente attaccare. Exarion, vabbè, la carta caratteristica del formato. Ah, ecco, questa è una profile del formato post-Exarion. Poi vi diremo anche alcune alternative. Ecco, una cosa che faremo in questa rubrica è mostrarvi alcune alternative dei mazzi che facciamo vedere, sia pre che post-Exarion, e anche varianti diverse dello stesso mazzo. Questa quindi è una lista post-Exarion. Triple Exarion, fondamentale, 1800 attacco, 1900 difesa, quindi si può anche settare contro mostri dell'avversario. Più che altro Exarion è molto importante in una lista del genere che puntava a sconfiggere il God classico perché è fantastico contro i token di Scapegoat perché può fare 1400 perforanti ogni volta. Quindi era un'ottima carta per punire l'avversario ogni volta che girava Scapegoat per pararsi degli attacchi di mostri grossi. Esatto. Poi abbiamo Soldato dell'Abisso, questa è forse una delle poche carte nel mazzo dei mostri che ha un effetto rilevante che non è solamente un ciccione. Lui può scartare un mostro acqua e rimbalzare una carta sul terreno, quindi può scartare se stesso, Tribe e soprattutto Sinister Serpent che sarà sempre in mano, e può togliere qualunque carta fastidiosa dell'avversario e può rimbalzare anche le carte sul nostro terreno. Quindi se può, premature per riutilizzarla, eccetera. È importante notare poi che non muore da Tsukuyomi, uno dei pochi mostri con tanto attacco che non muore da Esatto, Tsukuyomi, 1300. e 1300 di difesa. Assalitore DD, 1700, aiuta a togliere qualunque cosa fastidiosa in battaglia, dato che poi rimuove il mostro con cui picchia. DD Warrior Lady, stessa cosa prima di Assailant, toglie anche Sangan, toglie qualunque roba fastidiosa. E poi Esiliata, che a mio parere è una delle carte migliori del formato, praticamente incounterabile, a parte carte non giocate come Solenne per esempio. Entra, con la priorità può togliere qualunque cosa, puoi anche evocarla, non so, picchiare un token e poi in main 2 spaccare un'altra carta, quindi è davvero una carta forte e versatile. Breaker, standard, Tribe, uguale. Sangan non sempre viene giocato in un mazzo del genere, però comunque ha dei target validi come in primis Serpente Sinistro per Soldato dell'Abisso, Esiliata di Warrior Lady, quindi è Sì, più comunque che altro un'ottima la carta. grossa comunque di Warrior Lady e Esiliata sono due carte veramente forti e avere una copia in più per aggiungerle è sempre forte. E poi comunque aggiunge Sinister che è la carta migliore da scartare Per Soldato o di dell'Abisso. soldato o di Tribe. Poi vabbè, abbiamo la Trinità, come si suole chiamarla in GOAT, quindi Pot, Graceful e Delinquent Duo, due nobili uomini per togliere i mostri settati che in questo formato erano molto molto giocati, rilevanti, Tempesta, Tifone, Snatch, Premature che sono carte master del formato e Rota che ha questi quattro target, quindi direi una carta molto valida. Dashat. Dashat è una delle carte migliori di questo mazzo perché questo mazzo ha difficoltà a togliere alcuni mostri, ad esempio roba grossa o magari Tsukuyomi che si rimbalza in mano tutte le volte. Dashat ti permette di toglierla prima ancora che entri in gioco. Comunque, una volta che metti giù un mostro grosso, guardi la mano dell'avversario, gli togli l'unica opzione che avevano per levartelo. Ad esempio, se avevano solamente in mano una Tribe, gliela rimischi quella, gli lasci
una mano scomoda di Metamorfosi, Capri, eccetera, quando tu magari hai in gioco un Hexarion o una trappola per il Ter, eccetera. Risolve molte situazioni prima ancora che si presentino, diciamo, quindi è indicata per un mazzo aggressivo come questo. Sì, toglie le poche opzioni, le poche cose che ha l'avversario per contrastare il nostro stile di gioco e quindi è una carta ottima in questo tipo di mazzo. Sakuretsu a 2, preferenza personale, può essere giocata a 3 con 2 Dashat o senza Tornado, però a 2 va bene, il Dashat a 3 secondo me è abbastanza fondamentale in questo mazzo. Mirror Force Must, torrenziale uguale, Ring idem, Call, niente da dire. Skill è una carta che può essere giocata a 1, a 2, può non essere giocata, poi vedremo anche una variante del mazzo che punterà più su skill drain. E poi un Dust può essere una buona counter per Snatch, Premature, Call, qualunque carta che ha l'avversario. Sì, un'ultima cosa, e Sakuretsu, il bersaglio principale è Tsukuyomi, perché Tsukuyomi da sola uccide tutte queste carte e quindi è una carta molto fastidiosa da gestire ed è probabilmente la carta migliore che un mazzo normale può avere contro i guai. Sakuretsu è un ottimo modo di toglierla di mezzo. Adesso vediamo delle possibili varianti del mazzo Zo. La prima, come dicevamo in precedenza, è una versione basata più su skill drain, quindi giocheremmo tripla skill drain, probabilmente triplo solenne per parare skill drain, e poi 3 pair di Drago Fusiliere. Drago Fusiliere è un mostro livello 7 che può entrare senza tributi, e 2800 attacco. Se entra senza tributi, il suo attacco sarebbe dimezzato, quindi 1400, ma grazie a skill drain rimarrebbe in 2800. Il mazzo sarebbe quindi ancora più improntato sul beatdown, e probabilmente si andrebbero a togliere dei mostri come Bazooka che con skill drain rimarrebbero dei 1600. Poi questo potete vederlo voi, sono delle scelte personali. Poi, a parte una versione fatta più su skill drain, c'è una versione Warrior che è possibile giocarla in un formato pre-Hexarion, quindi dove non si ha la possibilità di giocare un mostro fondamentale nel mazzo, oppure anche post-Hexarion, giocando Hexarion a 2 e andando a inserire un Engine Warrior che consiste in una seconda rinforzi dell'esercito, appunto perché aumentiamo i target, che oltre a questi 4 diventano 6 con l'aggiunta di Donzalog, che è un 1400 quando infliggendo al combattimento può far scartare una carta in mano all'avversario oppure fargli mandare 2 carte dalla cima del mazzo al cimitero, ma prevalentemente farete scartare una carta, quindi è una specie di spirito mietitore con 1400. Una cosa anche carina è se lo settate e in un meta pre-Hexarion dove la gente giocherà probabilmente carte come Pomodoro Mistico o Dekoichi, quindi con 1400 lo attaccheranno, sarà 1500. E dato che farà danno, scarterà uno e poi il turno dopo potrete toglierlo, attaccare e scartare un'altra carta. E poi Spadaccino Mistico livello 2, che è molto utile per togliere i mostri settati come Dekoichi, Spie, Maghi della Fede, Mercanti Magici. E più o meno ha un utilizzo simile a quello che può essere quello di Esiliata, se non che Esiliata è molto più versatile e può togliere qualunque cosa. Inoltre, pre-Hexarion o anche post, ci sono dei mostri che possono essere giocati, come ad esempio Tigre Reale Wangu, può essere una scelta anche ottima di side per determinati mazzi che giocano mostri molto piccoli, o God Standard, pre-Hexarion, oppure Barn e mazzi simili. E poi un'altra carta abbastanza versatile è Schiacciare, sicuramente la giocherei di side comunque contro il Mirror Match, ma a piacimento potete anche giocarla di main. Questo è tutto, vi ringraziamo per aver visto il video e alla prossima profile del prossimo mazzo.